i night Buongiorno amici, buon inizio settimana a tutti e benvenuti sempre qui in nostra compagnia nel salottino di chiacchiere e caffè. Ci ha raggiunto oggi a bere il caffè qui da noi un giovane sindaco, ve lo presento subito. Lui è Igor Rodeghiero, Sindaco di Enego. Benvenuto, a tutti. benvenuto Sindaco, se le fa piacere ci diamo del tu, mi dica lei: eh, diamoci, del tu. diamoci del tu, tanto sei giovane, sei un, un giovane sindaco, insomma, un quindi hai figlio, iniziato molto giovane la carriera politica, ora mi racconterai. Tu però ci hai raggiunto qui oggi per eh, condividere con noi. Le iniziative in cantiere fantastiche che riguardano la stagione invernale di questo splendido comune che è Enego in provincia di Vicenza, no? uno dei comuni dei sette comuni dell'Altopiano di Asiago. Allora, non solo per iniziative invernali, magari ci racconti qualcosa anche appunto di questa località che è soprattutto una bellissima località turistica, e quindi passo a te la parola eh, chiedendoti un po' di descriverci questo comune e le sue caratteristiche principali, poi entrando nel vivo delle iniziative invernali. Ma il comune di Enego, come, come giustamente detto te, in provincia di Vicenza, nella spettabile reggenza di sette comuni, uh -huh. è un comune che ha 53 km quadrati di territorio, molto, molto vasto: parte dal Brenta, arriva fino all'Ortigara, quindi eh, da 200 metri di quota fino a 2200 metri circa. È un comune di una, che ha tantissime testimonianze, uh -huh. che parte dal Paleolitico, all'epoca romana, con testimonianze proprio da una Bastia romana. Poi il Medioevo con la Torre Scaligero e Castello Scaligero e la storia contemporanea con le, i forti la Grande Guerra, l'Ortigara, il Forte Lissere, i forti museali, eccetera. Ne ha viste un po' anche Enego eh, di Cotte di Crude, eh, diciamo, molte sì, testimonianze, purtroppo sì, purtroppo sì. testimonianze spesso dolorose come i ricordi della guerra, altre molto affascinanti, suggestive che lasciano il loro segno. Suggestive soprattutto dal punto di vista naturalistico dell'ambiente, è, è un ambiente che si presta molto bene per la visitazione turistiche qualsiasi persona perché il paese è a 800 metri, la quota delle piane in Marcesina è a 1.400 ed è percorribilissima perché è un altipiano, un saliscendi ma io dove... l'ho fatto a cavallo, te eh. l'avevo già detto prima è un luogo meraviglioso che puoi percorrere per gli appassionati appunto a livello equestre, ma in mountain bike poi penso ci siano piste anche lì no? Infa, infatti, poi ecco proprio per questo noi abbiamo proprio implementato quelli che sono gli sviluppi le infrastrutture e quelli che sono gli investimenti nel territorio per recuperare appunto Vista storico e culturale del nostro territorio e dare al turista quell'opportunità di vivere nell'ambiente in modo molto, molto anche, eh, simpatico e anche interessante dal punto di vista qualitativo e culturale ma poi anche chiaramente abbinando ai prodotti locali della Maga, e che Infatti, poi ne parleremo più tardi. No, veramente, <ride> visto una parentesi di ringraziamento perché mi ha portato dei prodotti meravigliosi che aumentano la mia colina, visto che siamo nell'ora di pranzo, formaggi, caciotte, insomma, dopo me li descrivi in dettaglio, certo, eh? prima sì. facciamo una presentazione, diciamo, un po' istituzionale eh, di Enego, poi entrerei nel merito dei miei argomenti preferiti. Ecco, quindi, queste, tutte que questa realtà, noi abbiamo, eh, abbiamo implementato queste infrastrutture, qui i lavori aumentano quasi il 500% di infrastrutture degli impegni di spesa nel, nel bilancio per i lavori pubblici, andando a recuperare addirittura la del 700 e, e quindi abbinando anche delle attività eh, eh, turistiche importanti come il nord Walking, il camminare in montagna, uh -huh. eh, che, che, le visitazioni, la, 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 la mountain bike, i percorsi a cavallo. E, e chiaramente tutto quello che è legato all'aspetto di eh, visitazione del territorio, ab abbinato alla cultura. D'inverno questo si eh, rispecchia nella doppia veste mm -hmm. con le ciaspole, sempre molto con un nuovo centro di Sleddog, di, di cani da slitta, mm -hmm. con lo sci nordico, con 200 km di, di piste del, del sci nordico e la, la, lo sci alpino con la, la presenza del, chiaramente delle piste del sci alpino. E la nostra offerta quindi si rispecchia in una doppia veste stima invernale a competitiva, con un passo molto competitivo rispetto agli altri. E abbinando a questo, che chiaramente abbiamo supportato tutte le infrastrutture, compresa anche il nuovo teatro funzionale polifunzionale, che dà un servizio in più al turista per quel che riguarda anche l'intrattenimento. Certo, le giorno. iniziative culturali, poi conta 270 posti a sedere. 270 teatro. Sì. Un è una teatro. piccola bomboniera, però, sì, però molto molto carina. Eh. Esatto, 270 posti è comunque già un numero più che dignitoso, insomma, per accogliere i turisti e condividere no, anche le iniziative culturali legate al territorio. Assolutamente, sì. Quindi, dicevi, i un investimento 500% rispetto, insomma, magari ad altre forme di investimento, non è assolutamente poco. Avete investito moltissimo tre... nell'implementazione delle certo. infrastrutture, dei servizi. Sì. E il 300% nella, nella, nel turismo. L'abbiamo fatto perché è stata una scelta obbligata uh -huh. e, e chiaramente di nostra spinta di petto l'abbiamo presa in mano perché. Per fare la differenza, soprattutto per essere competitivi, bisogna chiaramente offrire un servizio. Il servizio non si offre solo con, eh, con quello che sono le manifestazioni in sé e fine se stesse. Sono offerte anche chiaramente dalle infrastrutture, dal recupero delle testimonianze, dal recupero del territorio e dalla valorizzazione del territorio. Per fornire a cosa? Al turista un'identità chiara delle, della cultura del territorio che deve essere vissuta. Vissuta in modo anche sistematico, in modo anche chiaramente completo. E non certo a spot. No? E, Abbiamo fatto sì di uh, abbinare anche questo con addirittura dei servizi navetta che sono stati molto richiesti e molto graditi, dove noi passiamo per le singole località e continuiamo con la mobilità per, a portare i turisti da una parte all'altra combinando con gli orari per far sì Però, che ogni giorno abbiano chiaramente il servizio gratuito, un con con piccolo contributo. Questo e che sia, che sia a servizio della, del turista che possa visitare tutto il nostro territorio. Ecco, ricordiamo tra le attrazioni, per esempio, di Enego a livello culturale, l'hai citato prima, c'è la splendida Torre Scaligera, no? La Torre Scaligera, che è una torre, una, una torre della, una, meravigliosa, adesso noi, tra l'altro, stiamo facendo, mettendo in cantiere il progetto, abbiamo già il finanziamento, stiamo già eh, com, mettendo in cantiere, il, il recupero della torre per renderla visitabile, che è a fianco al nuovo museo Ortigara, che abbiamo inaugurato la scorsa estate. Ed è un'impronta diciamo, della dominazione ezzelina, sì. no? di Ezzelino da Romano che aveva appunto il tiranno che aveva dominato sì. al tempo. È un del 300, una torre che si, che si è un attore che in realtà eh, originariamente hanno quattro torri, Era perché castello, è un castello no? di quattro torri, poi la, la, le, le guerre eccetera hanno, hanno chiaramente, purtroppo hanno creato dei danni e tre torri sono state demolite una è stata conservata, è stata recuperata e per fortuna tra l'altro è la più grande. Per mm, nella sfortuna eh, un segno il, positivo. Il progetto però eh, riguarda non solo la torre, però anche il recupero del, del circondario, delle, delle mura di cinta e del sedime che ci sono altre stanze sotto devono essere recuperate. Bene. poi avevamo citato la zona sacra dell'Ortigara, anche quello no, fa, che fa parte del cosiddetto censuario di Asiago, quindi penso mm. che anche quello rappresenti una bella attrazione per il turista. Cioè, tutto l'ambiente legato, Marcesina, Forte Elissere, Monte Elissere, Marcesina, Ortigara, è, è un territorio di una. Ehm, di un valore estremamente importante dal punto di vista storico. Pensiamo alle battaglie sull'Urtigara, battaglie legate a purtroppo dei, dei, degli avvenimenti molto tristi, con la perdita di oltre 28.000 soldati, insomma, no? con una battaglia di confine, di alla, alla, lotta quasi all'arma bianca con, le, con il nemico sul fronte eh, austriaco. E, e questo è, una, è la, tutto l'aspetto dell'Ortigara, anche in questi ultimi anni, grazie anche all'intervento della comunità Montana, è un progetto della, della, del recupero dei fo, delle testimonianze della Grande Guerra promosse eh, dall'onorevole Rodeghiero che abbiamo, sono state recuperate le testimonianze anche le, 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 le triceramenti, eccetera, per rendere visitabili. Che eh, rappresenta un altro grande tassello di cultura e storia locale mm -hmm. che eh, deve essere vissuta. Questo, è un aspetto che noi ci teniamo moltissimo perché fa parte della nostra storia d'Italia. Lo teniamo tantissimo e tante volte eh, continuiamo a ribadirlo e a farlo presente anche alle istituzioni dal punto di vista anche didattico, che sia una cosa che deve assolutamente essere studiata la storia locale, per far sì che i nostri giovani capiscano veramente quali sono le nostre origini sia del, del lungo passato ma anche del breve, del breve passato con la storia contemporanea per capire veramente i sacrifici dei nostri cari che hanno. mm -hmm. verso la vita, per la libertà, la difesa del territorio, la difesa dei confini. Quindi per insomma. valori che è giusto che anche i giovani di oggi abbiano ben sì. presente. Insomma, sì. Poi c'è un, un turismo, no? quello di Enego, che va benissimo anche per le famiglie, quindi per ragazzi e adolescenti che vanno certo. lì con i genitori, certo. allora una proposta diciamo culturale turistica a 360 gradi certo, in questo senso. Ecco vedo qui tra le curiosità di Enego, quindi ti chiedo magari di illustrarmi meglio questo tipo di informazioni, vedo che per esempio tra i territorio comunale di Anego e di Fozza c'è cioè il ponte viadotto più alto d'Italia. Sì, e secondo d'Europa, inaugurato nel 1990, il terzo ponte. Qui, qui lo danno come terzo, però facciamo secondo eh. più alto d'Europa, con i suoi 175 metri, lungo complessivamente 282. Quindi, una forse delle infrastrutture che dicevi anche prima. Eh, guarda, in montagna, quindi. quando si fa infrastrutture del genere, come viadotti, come strade, come, è un aspetto eh, importantissimo perché sappiamo benissimo che la viabilità è uno degli aspetti critici della mobilità in montagna. Eh, questa struttura, tra l'altro è una struttura molto maestosa, è una struttura che si presenta, eh, ha, sopra, soprattutto ha risolto un problema di una percorribilità di una valle che è la, la Va Gadena, che era d'inverno, era veramente molto eh, difficile. Tra l'altro eh, in combinata con questa infrastruttura adesso se sì, eh, da molti anni ormai è in uso la, la, lo sport del base jumping quindi, ah, eh, quindi c'è anche questo, questo, questo salto con l'elastico che vuoto. è pauroso perché è molto alto quindi va sì, verso sì, la gola non, non avrai il coraggio <ride> infatti però è pieno di appassionati che vogliono quel brivido no, sì, in, più in, in più di adrenalina lo trovano sì. quindi anche dalle vostre parti assolutamente sì infatti c'è molta frequentazione sì. ecco poi vedo altre curiosità chicche diciamo come diciamo noi giornalisti che ti chiedo di commentare vabbè ho visto l'autore della mascotte d'Italia 90 è un artista di Enego Lucio Boschetti Cardin, sì. Altra curiosità Mostrezzo. magari. Poi Enego ha dato i Natali, ma questa magari è un'informazione un po' così più per le signore appassionate di maquillage, ha dato i Natali nel 50 a Diego della Palma, noto visagista. Certo, certo. Poi un'altra cosa invece di natura più culturale eh, si riferisce all'attuale campanile della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Giustina. No? Certo. Vedo qui una notizia importante: la costruzione avvenuta a cavallo degli anni 40 e 50 è stata effettuata adoperando le pietre bianche del forte l'Isser, fortezza edificata sul monte omonimo durante la prima guerra mondiale. E qui una cosa storica carina. L'inaugurazione delle nuove campane è venuta l'8 ottobre del 1953 e la prima delle campane è stata trasmessa dalla radio Rai. Questa era una delle informazioni magari ecco, così pensa, curiosità legate a Denego. Pensate anche al la, lavoro che è stato fatto per costruire quella, eh, quella, mh, quella, eh, il, il campanile. Mm. Tutte le pietre recuperate dal forte l'isser sono state trasportate con la Slitte a Valle no? e costruite da, 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 di, da, da, dagli Enegesi. Con un sacrificio enorme perché è un campanile molto maestoso, molto, molto alto. Eh. Tra l'altro, il Duomo, eh, che forse non, lì non è citato, però è una caratteristica molto importante: il Duomo di Santa Giustina è un Duomo bellissimo perché ha 100, 100, 101 gradini, una scalinata enorme. Quindi, di, una delle attrazioni culturali. È molto, molto di grande. E ha una, una, una pala di Jacopo da Ponte. Ah, bellissima. Allora, sì, un'opera sì, importante. Sì, un'opera molto importante, tra l'altro, molto, molto chiaramente eh, di, di prestigio, di valore, di, di valore che, che, che visitate e anche gli affreschi all'interno sono molto 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 belli del Duomo. È stato Bene, estremo. ci tenevo a fare un po' un'introduzione anche culturale di questo bellissimo comune e adesso ti chiedo magari di raccontarci qualcosa della famosa Marcia Bianca, no? quindi dalla cultura allo sport. La Marcia Bianca è una, una, un evento internazionale che noi adesso abbiamo promosso intanto eh, la 39esima edizione. Ecco, siamo giunti alla 39esima, quindi ha una sua storia importante. Da due anni l'abbiamo inserita nel Master Tour con un circuito internazionale, di, eh, quindi è una, una gran fondo di 50 km. Mm -hmm. Ecco, A vediamo le immagini bellissime. Ecco, il Duomo di, Duomo di Santa Giustina è comune. Il comune, mm -hmm. il comune chiaramente. questa è la partenza della Marcia Bianca la, dove c'è il centrofondo. Su in Valmarone quota 1.004, 1.350 mm -hmm. ecco qua benvenuti in Marcia Bianca allora eh, sabato 26 febbraio domenica 27 vero? Sì. sono le date quindi le diamo un po' in anticipo il sabato 26 febbraio c'è la 25 km che è in tecnica, cl tecnica classica. classica e in tecnica eh, libera e invece domenica, domenica tecnica libera 25-50 km 25-50 km sì ecco cosa vuol dire tecnica classica e libera insomma per allora, non la, tecnica classica, la tecnica classica è l'alternato mentre la tecnica libera en lo skating No? il pattinato, lo skating ed è un appuntamento comunque che richiama moltissimi sportivi assolutamente no? sì è una, una manifestazione molto importante abbinato a questo il 13 di febbraio una settimana prima abbiamo organizzato insieme chiaramente con la struttura di supporto che è di Maroste e la Lake Studio una ciaspolada che l'anno scorso ha avuto una, 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 una frequenza molto molto alta una, una partecipazione molto alta mm -hmm. che, con le ciaspole che è una cosa meravigliosa fatta molto divertente che sì non è fa... troppo faticoso perché sono un Po' pigrati, no, chiedo, assolutamente sportivo, no. Tra l'altro. Io, io, io sono maestro di sci e quindi vengo anche da una cultura un po' chiaramente ah. dedica allo sci in sé. Non sapevo di questa però, tua caratteristica <ride> di maestro di sci, sindaco maestro di sci. Eh, però la ciaspola io l'ho riscoperta qualche anno fa e. E regala molte 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 cose positive, cioè, soprattutto il fatto di vivere il territorio e assaporare quelle che sono le escursioni fatte proprio nella, nella, nella neve fresca, con le ciaspole, assaporando il clima della, della montagna. I eh, silenzi della natura è un termine che si usa no, per questi luoghi di montagna e mi piace moltissimo. Quello che non si fa con lo sci, perché lo sci, soprattutto lo sci alpino, mm -hmm. è uno sci che è uno sport abbastanza veloce, sì. Ci sono po dei rumori, est... ecco, quindi... qualche urlo anche ogni tanto, <ride> vero di gente che sulle piste no, osa o magari. O... Ecco, eh, la partecipazione è sempre, c'è sempre tanta partecipazione delle squadre nazionali italiane e estere, quindi anche campioni italiani e nazionale italiana e anche eh, estera, e poi chiaramente tutta la, anche tantissimi dilettanti. Mm -hmm. uh, da il, la settimana prossima saranno aperte le iscrizioni per tutti, Ecco, per informazioni c'è un sito, anche quello del comune di Enego. Insomma. Sì, comune di Enego, eh, eh, oppure www.marciabianca.com. Perfetto, quindi o si cercano le informazioni collegandosi al Comune di Enego oppure c'è il sito apposito, quello della marcia bianca, marcia www.marciabianca.com. È possibile iscriversi? C'è un numero chiuso, c'è un numero limitato no, no, oppure no. no? Quindi iscrizioni aperte, invitiamo tutti gli appassionati che ci stanno guardando, insomma a non perdersi questo momento ludico, sportivo, che ha anche una ricaduta molto positiva per l'indotto turistico, vero? Assolutamente Igor? sì, ma è... Pensate solo a tutti i partecipanti di, queste, della, di questa disciplina, poi sono son gli stessi, i primi a trasmettere poi anche le informazioni turistiche agli altri amici. Mm -hmm. è, un volano, è un volano turistico di marketing che è importantissimo. Ecco, Enego gode di tutta una serie enego di insomma, di infrastrutture, anche alberghiere di sì. grande livello, ottima ospitalità. Certo, alberghieri, rifugi, mm. bed and breakfast, baita, eccetera. cose molto caratteristiche. Anche. Ed è una cosa, vedi anche la, la, chiaramente che la, la numerosità di partecipanti. Eh sì. è, una, è una gara molto 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 bella, in un circuito molto bello, 50 chilometri mai sullo stesso passaggio. Ah, quindi, grandi quindi paesaggi un, anche un scelte di... Delle, una panoramica del territorio mm -hmm. che, che è meravigliosa, insomma. No? Eh, l'anno scorso più o meno quanti iscritti ci sono? Ci sono stati intorno. L'anno scorso 450 iscritti, mi ah, sembra insomma, no? sono numeri eh, importanti, eh. ecco, però eh, nel, nel passato ci sono stati anche 800-900 iscritti, eh, quindi. Eh, ma va a stagioni, dopo dipende anche dal tempo, siccome le iscrizioni sono aperte fino al giorno prima uh -huh. e tante volte magari sono anche così condizionate dal tempo no? mm, oppure ci sono quelli dell'ultimo minuto, dell minuto. però chiaramente ci sono sempre gli assidui che eh, hanno fatto delle, hanno, sono sempre ben presenti e fanno, fanno un bel numero Considera una cosa importante che ho visto, stavo guardando le immagini adesso, che noi abbiamo organizzato anche due anni fa. Eh, parla, parlando di mountain bike estivo, uh -huh. nel circuito abbiamo fatto una, una, una 24 ore di enego no? ah, i mountain, bike. mountain bike, che, che è stata una cosa molto, molto carina. Tra l'altro, eh, anche quella è eh, molto frequentata molto da, 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 chiaramente da dilettanti, ma eh, da, da sportivi, uh -huh. e che, che ricalca una parte della de, de, de de gara della Marcia Bianca ed è stata una cosa molto, molto apprezzata dai turisti. Sì, quindi, appunto, come sottolineavi bene prima, ci sono proposte turistiche per l'inverno, ma poi per tutto, tutto l'anno, quindi anche d'estate, magari non lo sci, ma la mountain bike, o i percorsi a piedi, a cavallo, certo, ce n'è per tutti i gusti. assolutamente. Ecco, adesso qui si sta, si sta vedendo un po' l'arrivo, sì. la, parte, la parte dedicata un po' al ritorno verso la valle di, di Valmaron, il percorso si snoda su, che abbiamo detto prima, su un circuito da 25 e un circuito da 50 km. Mm -hmm. Il circuito da 50 km, anche a parte 25, co comprende tutta la piana di Marcesina. Detta anche la piccola Finlandia, ho visto, no? È, è la definita la Finlandia d'Italia. Finlandia d'Italia. È un territorio meraviglioso, mm -hmm. meraviglioso, dove è, è il padrone di casa è lo sci nordico. Per l'inverno ed estate, cavallo, escursione, eccetera. Poi noi siamo famosi per i porcini della Marcesina. Mamma che buoni, mi vedo porcini. qui davanti ai miei occhi: appunto, tutta <ride> una serie di prodotti tipici. Ah. Che ora prima di chiudere, un po mi descriverai magari. Perché Quindi funghi porcini che insomma ti fanno beh, pensare a splendide eh. spaghettate: o assolutamente, tassitelle. assolutamente. <ride> Ma anche crudo. magari è così: anche crudi con un po' di grana, un po' di certo, filo d'olio. Un cioè, cioè. si cioè. abbinano a qualsiasi Sono buonissimi cosa. sempre. Questa è la stagione ideale dei funghi agosto, mm. dopo ci sono i settembrini a settembre, insomma dipende anche dalla stagione comunque. Ecco quindi, eh, già mi hai fatto venire un po' di acquolina, allora descrivimi un po' questi formaggi, queste Beh, cose vedo, formaggi di Enigo. Enigo siamo presenti e importanti nel territorio anche eh, sull'aspetto so, legato all'agriturismo all e all'agricoltura. Mm. Con i nostri formaggi abbiamo 15 maghe con 2000 capi. E abbiamo, è il territorio del comune di Enego che ha più maghi in assoluto nel Natopiano. Eh, questa è un'informazione Enego. chiaramente produzioni maga. Eh, maghe mm -hmm. Quella, vediamo l'asiago di Enego prodotto dal casificio Finco di Enego che è quello lì, che è questo qui volevo mostrarlo agli ecco. amici ma pesa cavolo, è io pesa, ho ancora la clavicola infortunata è qua, eh? eccolo eh? qui, questo allora è eh, l'asiago di Enego è DOP vero? È un DOP, no. Dopo, Qui, abbiamo... questo abbiamo, una, questo abbiamo un formaggio dop, questo abbiamo ah. formaggio dopo che è, è prodotto dal primo lotto Vamaron mm -hmm. dal, dal, dal primo lotto nostro dell'azienda della, dell di Vamaron e, e della famiglia della sì. Palma poi le cacciotte sempre prodotte da loro, per esempio anche, sono dell'erba cipollina, sono in, in, le noci, poi ci sono il al peperoncino, esatto. poi gli insaccati. E Quindi dal dolce al piccante, dolce a vari piccante. Gusti, ecco. Poi le verdure, gli ecco ortaggi gli insaccati, dicevi soprattutto vedo cos'è questo un salame. Un salame, sì, Eccolo, sempre buonissimo. produzione, sempre produzione locale. E poi anche delle piccole zucche molto, molto <ride> belle che possono essere sia decorative ma si possono anche mangiare. Certo, no? poi il radicchio e tanti altri ortaggi. E anche il miele, il miele è no, la nostra produzione. Locale. quindi, eh, dal punto di vista anche così di opportunità, mh, anche di eh, appetibilità, se sono importantissime dire, perché fanno del parte territorio. della cultura, no, dell'identità di un territorio. Sì, e il turista eh, con queste nostre iniziative, quindi per, per, abbiamo detto prima con le infrastrutture, poi eh, accompagnando con i servizi di navetta, eccetera, in Manga e nelle visitazioni della Grande Guerra, le parti storiche, eccetera. Abbiamo visto, abbiamo riscontrato un'ottima un un presenza di mm. turisti e senza, senza contare il fatto che di giorno e di sera abbiniamo sempre gli spettacoli in piazza con dei concerti o spettacoli teatrali o in teatro e poi del cinema e sali polivalenti quindi facciamo più eh, manifestazioni. Con un circuito che parte da giugno a settembre, poi le eh, mezze stagioni chiaramente circuiti guidati nei, nei, nella parte di storia e poi invernale fino alla primavera con tutte le iniziative che abbiamo detto prima, con le ciaspole, gli avvenimenti di, eh, di manifestazioni sportive, oppure sci da fondo gare di di sci scesa. E, Quindi e, davvero, come si dice, che bisogna ha più ne Dio. metta. Assolutamente, <ride> Assolutamente sì. Davvero Igor? Beh allora invitiamo gli amici che ci stanno seguendo, magari a collegarsi comunque per curiosare un po' al sito del comune di Enego, ma soprattutto andare subito a fare un giro, magari così, per organizzare una vacanza un po' più lunga. Ci sono quelli che fanno la formula della microvacanza anche nel weekend, però si può andare a vedere, cogliere subito no, la bellezza del luogo e pensare magari a organizzare. La si vive bene anche, anche in giornata. Esatto, perché meglio, è anche, meglio, no? certo, meglio in, anche in fine settimana o più giorni, ma anche in giornata la si vive bene è considerato il fatto che Enego è alla portata di tutti perché è vicinissimo alla pianura è molto percorribile con la Vassugana 10 km da Primolano si arriva a Enego e quindi poi anche l'accessibilità del treno fino a Primolano quindi non ci sono problemi bene, quindi evitiamo tutti poi ricordiamo ancora la marcia bianca questa Gran Fondo la 26 e 27 febbraio 2011 ecco, per chi si vuole scrivere comunque andare a respirare questa atmosfera a metà tra il ludico e lo sportivo sono date da segnarsi in calendario 26 e 27 di febbraio e da 4 dicembre apertura e iscrizione, sito www.marciabianca.com Benissimo, allora mh, un territorio che tiene comunque appunto, la tua presen presenza oggi lo dimostra, a valorizzarsi, a comunicarsi e quindi mh, ti faccio una domanda di chiusura sul valore anche del famoso referendum che c'era stato nel 2006, no? Quello asiagese comunque sì. che... Chiedeva forse un'attenzione, una sensibilità diversa a, appunto a tutta la valorizzazione del turismo, della cultura di questi territori. Cosa ne pensi? Guarda, io le, ti dico semplicemente una cosa: il referendum ha avuto una, un, un obiettivo, ma soprattutto una, un contesto insito del referendum proprio nel far capire che la gente di montagna, il territorio della montagna, ha bisogno di essere valorizzato, ma soprattutto ha bisogno di avere delle, eh, delle leggi speciali per la montagna. Ecco, ricordiamo che il non chiedeva il distacco sì. della regione Veneto e l'annessione a Genova. Ricordiamo anche che i costituenti in articolo 44 della Costituzione prevedevano già delle leggi a vantaggio, cioè, soprattutto specifiche, non tanto a vantaggio, specifiche per la montagna, perché avevano capito che la montagna doveva essere valorizzata, ma non solo in termini di valorizzazione in sé per vivere, uh -huh. anche per il mantenimento, per il mantenere il territorio. Cosa che negli ultimi periodi abbiamo visto che anche gli smottamenti e quello che è capitato dal punto di vista degli avvenimenti natu naturali, cioè naturali, naturali, bisogna partire a monte con la manutenzione del territorio. Per fare manutenzione ci vuole presenza, per fare presenza ci vuole strutture Ci vuole eh, un sistema di vita. Certo, quindi un appello, insomma, a una maggiore attenzione e sensibilità anche a queste località meravigliose sì. che hanno bisogno forse di una gestione un po' diversa rispetto agli altri centri cittadini. Assolutamente. Va bene Igor, io ti ringrazio tantissimo te, per essere stato con noi, grazie ancora veramente per questo omaggio enogastronomico graditissimo e aspetto le tue notizie, se vorrai tornare sarai sempre l'ospite più benvenuto. Allora amici salutiamo il sindaco di Enego Igor Rodeghi qualche minuto di pubblicità e vi aspetto in compagnia di un nuovo ospite, lo scultore padovano, Ettore Greco. A tra poco. Amici, bentornati in diretta a Chiacchiere e Caffè. Abbiamo appena salutato il sindaco di Enego, Igor Rodeghiero, e ci ha raggiunto ora in studio a bere qui il caffettino con noi uno scultore, un artista, Ettore Greco. Ecco, benvenuto, Salve, Ettore. Buongiorno. buongiorno, posso dare del tuo anche a te? Sì, sei stato Va Benissimo. Quello. Allora, eh, tu sei uno scultore padovano, vero? Mm. Sei padovano, però eh, diciamo che sei andato eh, a Parigi. Uh, un po' a formare diciamo la tua carriera artistica forse sulla scia anche della tua grande passione per la scultura di, di Augusto Rodin eh, però siccome non so uh, molto dei tuoi trascorsi e vorrei condividerli con i nostri amici che ci seguono mh, da casa ti chiedo un po' di raccontarci intanto come è nata la tua passione per la scultura e poi eh, soprattutto di raccontarci di questa bella mostra Le Origini del Genio eh, che si terrà allo Spazi d'Arte di Legnano a Milano fino al eh, che data di marzo ricordamelo eh, ma non so neanche io esattamente <ride> <C 'è> tipo <ride> il 20 dal 20 novembre sì, 20. esatto al 20, al 20 marzo mm -hmm. sempre lì a Milano allora, raccontaci un po' di te, eh, di Padova, eh, sei padovano giusto? Sì, sì, sono nato a Padova. Ma, eh, mi chiedevi la passione per la scultura, come esatto. è nata? Beh, è nata mio padre dipinge, sempre dipinge. Quindi è un po' una cosa ereditata, diciamo Sì, Sì, a me appassionava molto vederlo dipingere, svegliarmi la mattina, andare a vedere, perché lui dipingeva nei tempi morti del lavoro, quindi uh -huh. verso sera. Ah, quindi non era, diciamo, non era di, professione. di professione, adesso è diventato praticamente un professionista a uh -huh. dipingere e basta. Fatto sta che io mi svegliavo la mattina e vedevo i suoi quadri, ero entusiasta, mi piaceva vedere queste cose che faceva. E poi è una cosa che è successa veramente: lui ha comprato della creta, una creta per, per modellare, e anziché farmi trovare un quadro la mattina, mi ha fatto trovare una testa di cavallo stupenda. stupenda. Io ero piccolo, sono arrivato a questa roba che sarà stata nella mia testa, era una cosa enorme, poi magari non so. Non so più se si. Cioè, magari aveva comunque. La era sua piccolina, grandezza. però, ma proprio sconvolto e questa poi cosa. Si e si lì sa che ho, ho capito che la, volevo fare anch'io le sculture. Come tu. Eh, eh. Sì, sì, ho iniziato da lì proprio la passione per la scultura. Poi, quando hanno visto le capacità, insomma, mi hanno mandato chiaramente al liceo artistico. Ah, quindi hai fatto il liceo artistico. Poi l'Accademia di, di, arti. di Belle Arti a poi Venezia. Ho, a Venezia, sì, mm. sì, sì. Poi ho, ho lavorato con uno scultore. Fiorentino però che faceva il professore al liceo artistico, con lui che si chiama Andrea Pardini, mm -hmm. e quindi con lui ho lavorato come apprendista, ho imparato la tecnica, poi, facendo questo, andando all'accademia, un po' così e così, ho iniziato a sentire la mia vocazione. A Trovare anche la tua la identità voglia, artistica, sì, esatto, vero? di perché esprimermi non, attraverso cose. Esatto, eh. non è facile per un artista trovare poi la sua ispirazione e rendersi in qualche modo unico diverso dagli altri. Non è facile, io credo che bisogna avere dentro qualcosa che è tipo una, un fuoco, una, una smania, energia. sì. Proprio certo. aver voglia di fare quella cosa lì. Anche perché la scultura non è un'arte che tu trovi facilmente, è, è molto complicata. La creta è abbastanza un materiale ostico, non è come la matita la carta ti metti lì eh. cioè, proprio devi quindi tu lavori, fai sculture con la creta sì, cioè io faccio la, la creta specialità. poi la tecnica appunto della scultura ti porta a fare le formature in gesso, le fusioni in bronzo cioè a dare anche un aspetto professionale al tuo lavoro perché il primo passo è fare la sculturina in creta poi il secondo passo è renderle anche vendibili, fruibili, cioè giustamente un aspetto commerciale poi di queste opere d'arte, per chi mm. vuole fare questo lavoro, diciamo vivere di questo lavoro deve trovare anche noi il modo poi per renderlo veicolabile. Eh, allora. Quella è la difficoltà maggiore, insomma, certo, Lì c'è ancora passione. Mi passione, pazienza, pazienza determinazione, sì. certo, però insomma mi sembra che tu ti sia ritagliato già un tuo bello spazio nel campo artistico e poi c'è anche questa bellissima mostra che la voglio ricordare, Ettore Greco, lo scultore padovano, co-ideatore, sei appunto co dell'esposizione dedicata ad Auguste Rodin, e lo omaggi, tra l'altro il grande artista francese, con eh, il, la tua opera L'Uomo Eroico. Sì, questa è stata una bellissima, questa è proprio l'idea di un sogno, un sogno che si avvera, tipo perché la mostra di Rodin è nata perché il comune di Legnano, mm ha voluto onorare la sua, i suoi dieci anni di mostre che ha fatto in questo periodo e con una grande mostra di un artista importante. Conoscendomi, conoscendo la mia, ormai sono diventato un esperto dell'artista, oltre certo. prima la passione. Del è da tre sono. anni no, che giri un po'. Ecco, per la mani. mostra è nata tre anni fa. Uh -huh. Mi hanno chiesto, io e il curatore che è Flavio Renzi abbiamo abbiamo pensato insieme a questa mostra a focalizzare un periodo interessante della vita di Rodin e insieme abbiamo, fatto un, abbiamo creato una mostra che è piaciuta al Museo Rodin, che l'ha trovata interessante, che, è a, Parigi. che è a Parigi, che ha trovato interessante l'idea dal punto di vista scientifico. Quindi ci hanno chiamato e da tre anni che in tre anni noi abbiamo fatto migliaia di viaggi su e giù su e eh, giù. non deve essere facile dar vita a un'esposizione così. No, non importante. è facile, però siamo stati supportati proprio dal museo Rodin eh, in pieno. Cioè ecco, grande direttore. collaborazione. Allora. Sì, sì. sì piena. Beh, qui vedo lo splendido catalogo, giusto? Della mostra, lo voglio mostrare nella sì, copertina. Catalogo alle mandi. Eccolo qui: Rodin, le origini del genio. Appunto dicevi. La mostra è a Legnano. A Legnano, a Milano. Milano ecco, sì. qui eh, diamo lo stesso l'informazione ai nostri amici appassionati d'arte che magari... Beh, è una mostra che non... Cioè, esatto. Se uno è appassionato d'arte... Se si perde questa mostra cosa. può anche ecco, dire qualche... che non è appassionato d'arte. Allora, perché davvero, forse... Ci sono lente. opere che in Italia non sono mai state esposte. Sono state, queste opere sono state esposte pochissimo anche a Parigi perché mm -hmm. si tratta dei dipinti di Rodin. Noi sappiamo che gli scultori scolpiscono e non dipingono. Rodin nel primo periodo della sua esistenza dipingeva per passare il tempo quando andava in uh, trasferta con altri artisti per cui lavorava, perché era un artigiano, e ha fatto dei quadri piccoli ma stupendi. Io e Renzi li abbiamo individuati, abbiamo voluto esporli, quindi bisogna vedere questa mostra. Ecco, Sia se ti, come vedete, ti la pittura, Ettore Greco eh, è categorico, sì, nell'invitarvi no, amici può, non a non si perdere. può non vedere. Allora, ricordiamo che eh, sono appunto in Italia visibili e ammirabili 120 opere, vero Sì, 120 opere che sono tantissime. 65 sculture, 26 disegni, 19 dipinti e fotografie. Sì. Quindi i disegni vedo splendidi, sono quelli eseguiti da Rodin nel tempo libero dal lavoro con Carrière Belleu. Non so se. Belleuse. Belleuse, sì, è a Bruxelles Il e ritraggono di paesaggi belgi, eccetera. Insomma, vogliamo ricordare un po' questa figura d'artista così importante? Anche un piccolo ritratto che puoi fare piccolo per i non addetti Rodenna. ai lavori? Sì, insomma. Beh, intanto, Rodin è, è lo scultore del pensatore, che è l'opera che è ritratta lì. E già questo la dice lunga: voglio dire. questo quest uomo ha qui. creato un'opera che è diventato un simbolo per l'umanità. Perché Qual era la caratteristica principale dell'arte di Rodin? Beh, è la sua potenza nel rappresentare il corpo umano, nel dargli vita, nel, nel rappresentarlo sia dal punto di vista eh, passionale, della forza, dell'erotismo. Mm -hmm. Rodin riesce a calcare il corpo umano come pochissimi scultori, a parte Donatello, mm -hmm. Michelangelo, insomma i grandi i scultori dell'umanità. Dell se cioè, parliamo di umanità e parliamo di scultura, Rodin eh, è lì. È lì, tra ah, i grandi, sì. i grandissimi sì, maestri. Sì. Vedo qui alcune opere importanti che mi fa piacere citare. Saranno esposte alla mostra L'uomo dal naso rotto. Sì, che è versione. la prima scultura, diciamo, reale di Rodin, la prima scultura con cui lui inizia a proporsi al mondo dell'arte e viene molto frainteso. In quel periodo, infatti, la cosa interessante è che lui non viene accettato alle mostre ufficiali. Come tanti grandi, no? Che sì, all'inizio vengono non rifiutati, capiti, non esatto. capiti, incompresi, cosiddetti geni incompresi. Lui con l'uomo dal naso rotto è stato rifiutato, o dicono, esposto nei punti meno visibili. Sì, della... c'è una versione originale rifiutata, lo sì, vedo qui. Sì, eh. c'è proprio la versione ah, originale ecco. Poi c'è un'altra opera, L'età del bronzo, bellona. L'età del bronzo Battista. è la prima opera, invece, che, diciamo, da un certo punto di vista lo rilancia. Mm. Però poi intorno a quell'opera si crea un malinteso perché era talmente bravo che mm. la gente e altri scultori pensavano che avesse fatto uno stampo dal vero a un uomo. Addirittura. Quindi, in quel momento, la sua carriera, che aveva avuto un'impennata di notorietà, è quasi stata come dire, abbattuta. Non so che. Si troncata già, in quel troncata. momento. Però quel malinteso poi gli ha creato intorno a lui la stima degli, degli artisti che lo conoscevano bene, hanno fatto una petizione per, per dire no, no, Rodin è proprio un genio, questa scultura... Ricordiamo è. per i non addetti lavori o esperti d'arte in che periodo storico siamo? Beh, lui è nato nel 1840 mm. ed è morto nel 1917. Quindi era Quindi anche il periodo storico, se non ricordo male, dell'impressionismo, sì, sì. di tutte quelle contaminazioni culturali che poi hanno portato anche all'espressionismo. Sì, Insomma, c'era un grande Rodin fermento artistico. Infatti viene scambiato per impressionista, ah, ma infatti, non è proprio vero. Non è proprio, no, però Lui faceva storia a parte. Mnemonicamente anch io, lui anche io, i libri d'arte lo associano un po' alla corrente impressionista. Sì, ah. però lui alla fin fine faceva storia a parte. C'è una frase sua che diceva durante una mostra importante con uh, Monet, se non sbaglio. Mm -hmm. Dice, je m'en fous de Monet, je m'en fous du mo monde entier. Se che me ne di me. Frego, frego, mi dinamica. parli pure francese, me me <ride> mi fai diventare il salottino nostro del nord-est, un po' international. E non penso che a me, dice Rodin. In effetti, lui non è proprio molto classificato. Lui è un punto di snodo sì. tra l'arte. Vecchia, l'arte nuova. Quindi di passaggio, sì, no? molto quindi deve pagare forse anche me. il prezzo di questo in quel momento, e poi sì. viene scoperto come un grande genio, come sì. spesso capita in un secondo momento. Allora ricordiamo tra le altre opere di Cevi Bellona, San Giovanni Battista, La Defense, Il Pensatore, che il è proprio questo. Il Pensatore che qui, che vorrei mostrarlo. Il Pensatore è straordinario perché questo è il gesso originale. Perché noi mm -hmm. siamo riusciti, eh, non so in che maniera. perché Non sai neanche tu come. come no, a portare da Parigi. Sì a legnano delle opere che non avevano neanche il coraggio di spostare da, da quanto, quanto sono delicate, delicate e originali perché dovete sapere adesso che... Ma adesso non gli chiedo scultori... a livello di compagnie assicurative che cosa ah, non avete so, dovuto io fare. No, non so, non ho idea e non voglio neanche sapere. Ecco, sì, non è di tua competenza. No. Poi abbiamo. Però ecco, il pensatore se non sbaglio. Sì, tu cercalo con comodo, intanto io eh, elenco altre opere che saranno ammirabili appunto a Legnano. Il pensatore, Il Bacio, l'Ugolino, L'Uomo Che Cade, Eterna Primavera, La Donna Accovacciata. Fugit Amor, L'adolescente disperato, Le tre ombre e le due sculture Eva e Adamo. Sì, sono tutte le opere fondamentali per la sua formazione. Ecco, vediamo questo. Questo è il modello piccolo del pensatore. Ecco, lo mostriamo ai nostri amici. Noi abbiamo sia il modello Eccolo piccolo qui. in mostra che il modello grande. Questa è davvero l'opera più importante, diciamo che sì, segna anche la carriera era di Adamo. posta nel capitello della porta dell'inferno. Perché sì, poi inizia un altro capitolo che possiamo certo. abbandonare se non facciamo la trasmissione unicamente unicamente su, su di lui. No. No. Allora, leggo solo questo, nel percorso legato agli artisti viventi che omaggiano lo scultore parigino, fra cui Ugo Riva, Mimo Paladino, c'è anche di greco l'Uomo Eroico, scultura di più di due metri che verrà appunto inserita nel catalogo della mostra. Ecco, c'era, eccolo qui l'immagine, ah, sì, volevo farla vedere, Questa è, è talmente grande che sì. eh, non sì, rientra è magari. Sì, scultura di due metri e venti. Questa è l'opera con sì. cui omaggi la, tu sì, la, la grande arte di Roma. Sì, perché praticamente la, il Comune di Legnano crea degli eventi collaterali alle grandi mostre. Mm -hmm. Io ho già partecipato ad altri eventi collaterali, di altre mostre a Legnano, sono un artista che è spesso sono di casa a Legnano. Certo, quindi ti sei per l'occasione ho voluto creare quest'opera che è una specie di abbraccio al mondo, un, che si, un uomo che si dà completamente, è l'uomo eroico. In questo senso, nel darsi se, completamente c'è cioè un atto chiusi, eroico. Sì, io, io ho ritenuto questo un atto eroico. Certo, certo. Cioè è un'opera di 2,20 metri e venti, posta su un basamento di altri due metri. In che materiale, scusami Ettore? Questo è un materiale innovativo mm -hmm. che... Non so se a Rodin sarebbe piaciuto. Comunque mm, è, una, è, una specie, no, <ride> è una specie di gesso, però sì. plastico. Mm, quindi fai, Beh, fai, anche innovazione, fai anche innovazione. Nella no, ricerca. mi adatto anche ai. Pensiamo, un'opera così in gesso può pesare. 200 kg, Sette. così pesa 60, quindi, però è resistente, facilmente come, trasportabile e resistente come il bronzo, quindi è straordinaria. La cosa bene, complimenti perché è davvero un'opera bellissima e poi davvero un padovano che comunque si fa onore da una città fantastica, culturalmente molto avanti come Padova, però considerata magari un po' provinciale da, dagli artisti delle grandi metropoli europee, no? Insomma, eh, non lo so. non è mi piace facile. tanto Padova, Padova non è meravigliosa, mai via da Padova, è meravigliosa, sicuramente però magari chi lavora a Parigi non sempre apre subito le porte così eh, a, a scultori magari che arrivano un po' da lontano, forse c'è un po' uno, uno snobismo a volte. da Beh parte... io, io non lo so, mm. però se parliamo di Padova pensiamo che Catalano è di Padova, insomma. Ecco, ecco allora rivoluzione da parte dei <ride> no, padovani, dire, si, Padova stanno fac... è una si stanno facendo... Interessante in questo senso. Quindi c'è apertura da questo punto di vista, pensavo che i cugini d'oltralpe, tipo i francesi in questo senso... No, I francesi adorano gli italiani. ah allora sì, sfatiamo siamo, questo sì, mito, un malinteso forse più sull'anno gastronomia c'è cioè un po' una rivalità. Dopo sì, beh, però anche Sui a Parigi e... si mangia benissimo. Eh. Cioè, non tu ami molto, vedo che ti sei Io a Parigi, innamorato. Sì. Se non fossi di Padova, vorrei essere di Parigi. Mm. Eh, ci vado spesso per lavoro. Eh, e quindi ti Molte dividi amicizia. tra Padova e Parigi comunque sì, faccio... no hai casa qui e casa lì No no, casa lì no, magari. E ti piacerebbe no, il certo. sogno sì. di domani. Sì, sì esatto. <ride> ecco, questo è il tuo sogno nel cassetto. Però vado spesso a molti amici che possono ospitarmi, quindi Beh, giustamente. cioè, realtà... mio amico pittore padovano mm. che si chiama Mauro Bordin mm. che vive a Parigi da dieci anni ah beh allora se per caso insieme, torna da queste parti digli che lo ospiterà molto sì. sì volentieri. Dico, allora ci vediamo anche dei video non so se eh, le immagini vediamo un po' come siano perché le abbiamo ricavate dal tuo sito tu hai un sito ricordiamolo attoregreco.it sì, ecco sì, molto, insomma, molto semplice, semplice sì. e sono immagini che eh, ritraggono momenti anche di tue esposizioni forse qui a Padova sì questa è la mostra che ho fatto a Padova nel 2008. Ecco ricordami il qual è. Il video credo sia di Federico Massa che è un giovane videomaker, credo sia il suo. Ecco, era all'oratorio di San Rocco. All'oratorio di San Rocco, quindi in pieno cielo come si intitolava questa esposizione? non aveva sì. titolo ah senza titolo no l'ho fatto espressamente Ettore Greco 2008 che, perché ho detto se a Padova non sanno chi è Ettore Greco tanto vale che non vadano a vedere la mostra vabbè vedo non che hai una no, non volevo scrivere autostima che non, non basta non è mai. questione di autostima ah, sì. è che ho detto ma se non sanno chi sono come scultore a 40 anni ah. vuol dire che non ne valcia la pena ah. e ho scritto solo il mio nome Ettore Greco invece vabbè. la mostra ha avuto un un grande Sacco successo. Ecco, queste sono le tue opere. Così sì. le condividiamo appunto anche. Sì, con questo i è il cattivo amici. ladrone. Ho fatto una mostra con poche sculture, perché lo spazio era talmente bello che non volevo intasarlo. Intasarlo, sì. non volevo... però ho messo delle opere abbastanza eh, di, di impatto, nel senso di dimensione. Quindi sempre protagonista comunque il corpo umano, la Ah, io sì, umana. io solo il corpo umano, figura femminile e maschile. Questo è un frammento di Debacle, che è un'opera che. Che è fatta di mille figure, è molto qui avevo, particolare. Qui ne avevo esposto solo un frammentino. Mm -hmm. però l'ho esposta a 100 nel 2006 in una chiesa sconsacrata. Questo è Il Buon Ladrone, che è una scultura grande, 2,20 m. Questo penso sia la mano di mio figlio. Ma ah, però. casualmente, bella. mi sembra di riconoscerla Quindi hai, hai anche un figlio che anche chissà. Una figlia, ecco, due figli, complimenti, chissà se erediteranno questa passione no, per l'arte. Non lo so vabbè ah quando saranno più grandicelli valuteranno io spero che ereditino se mai lascerò qualcosa vabbè <ride> ah questa è una battuta simpatica sì, per il futuro dei sì. tuoi figli comunque complimenti perché sono opere molto suggestive e vedo che hanno riscosso un grande successo sì mi hanno detto poi io non so se è vero però credo che non mi dicano bugie che aveva fatto il record di visitatori Eh, ah, davvero qui vedo questo sì. sei tu que che i capelli corti che ero rasé, eh, sì. rasé vedo. questi sono i disegni che avevo esposto per terra gli schizzi delle opere, i vari bozzetti li avevo esposti in una striscia per terra. Queste sono tre camicie di forza. Che è un lavoro mio sulla, sui matti, sulla costrizione. Ah, vedi molto suggestivo dolore. anche questo tema, eh? Sì, sì. Molto sentito, so. tra l'altro. Sì, io non mi fermo sì. davanti ai temi, insomma, se qualcosa mi piace cerco di. Sì, sì, tra ispirazione sì, da, dalle tue, tue ricco, sensazioni. No? Di... Sì, credo che non ci sia nulla questo di. Questo era più il bozzetto del piccolo adore. Ecco, bellissimo, complimenti. Non so se c'è anche un altro video, no, però intanto ma, con questo magari. siamo riusciti <ride> a farci un'idea della tua vena artistica, della tua, si può dire, poetica dell'artista. Sì, si anche può dire, sì, Anche in questo senso, sì, quindi il filo bello. ispiratore un po' della, della tua arte che quindi mi confermi essere il corpo umano, la natura umana in generale. Sì, il ritratto, la natura artistica, il ritratto dell'anima, come diceva Rodin. Eh, quindi in questo Rodin ti ha ispirato, se vogliamo. Sì, eh, sì Rodin mi ha ispirato tantissimo. Io, ho fatto, io quando ho visto il primo catalogo di Rodin che avevo, stavo facendo all'Accademia, ho visto queste foto in bianco e nero ed è veramente stata una sensazione strana perché è come se... Qualcuno avesse rubato le sculture che io, chiaramente, non avevo fatto, uh -huh. però che avrei voluto fare, è stata veramente una cosa molto forte. Vedi come quando si dice a uno scrittore qual è il libro che avresti voluto scrivere, sì, o appunto a uno sì. scultore qual è l'opera che avresti voluto ritrarre, tu in Rodin hai subito trovato sì. una tua ispirazione non intima. Non per questo voglio passare per un imitatore no, di no, Rodin, assolutamente. Anche Rodin ha avuto Michelangelo come. Ma ecco. ci, ci si rifà sempre a un modello, sì. no? Dopo la difficoltà e la bravura sta nel ritagliarsi una propria identità, no? eh, esatto. Giustamente come Giotto e Cimabue. Sì. Allora, eh, ti volevo chiedere dov'è che tu lavori, proprio, crei queste tue opere, hai un laboratorio? Sì, in centro a Padova, il mio studio. Ecco, il tuo studio che è uno studio visitabile. Beh, io. Lo allora, apri, diciamo, per chi mh, è curioso. A volte sì, a volte no, sono un po' lunatico in questo, quindi a volte le visite mi irritano, a volte invece sono. Bisogna son felice prenderti per il lato giusto. Bisogna bussare <ride> e poi vedere cosa. <ride> Se gli tiri dietro qualcosa, <ride> no, lo no, all'internet non apro, dico <ride> che certo, sono. Certo. Perché a volte. Perché il mio studio non ha una porta di quelle proprio canoniche, sono due vetrine che io ho chiuso bene mm -hmm. perché non si veda dentro. Quindi magari a volte chiaramente la gente pensa che si possa entrare e fa per entrare, però io chiudo e se sto lavorando no, non voglio no, essere no, disturbato. No, no, non disturbare, no? come si dice. Avevo una volta eh. questa ecco. cosa qui. No, perché credo disturbare. che siano momenti unici comunque quelli anche del lavoro e dell'ispirazione. No? A volte ti possono sfuggire, non, non devi magari perdere quell'attimo. Sì, è vero, è vero e soprattutto il lavoro creativo inizia proprio con una specie di rituale, io arrivo in studio, accendo la musica, giro intorno, giro anche un po' a vuoto, faccio, non so, bevo un bicchierino, mi però, accendo un sigaro. È una cosa molto curiosa. Sì, molto è proprio un rituale, un rituale, a volte non so neanche cosa farò esattamente mm -hmm. perché creo dei bozzetti, delle, degli sviluppi così e poi mi metto a lavorare. Ci sono dei momenti come questo che se entra qualcuno allora... La, Interrompe magari, la magia, l'ispirazione. Sì, magari facciamo, si fa anche una cosa bella, si va a bere un bicchiere insieme, però la mattina prende un altro senso. Per un'altra strada. Quindi è bello, molto bello questo rituale. Ti ringrazio di avercelo detto perché è una cosa magari anche tua un po' intima. Tu ascolti un po' di musica, magari bevi sì. un buon bicchierino di vino sì, che ti così. scioglie magari sì. un pochino e trovi l'ispirazione migliore. Ecco, stiamo vedendo altre immagini. Ah sì, questo è il San Sebastiano che io avevo interpretato con un frammento di San Sebastiano con dei con degli rami veri non più. Quindi usi anche altra materia, diciamo rispetto. È stato rispetto un, un un caso, quasi un caso, l'ho fatto qualche volta, però mm -hmm. non, non è sempre. Non spesso. Ma Questo ecco. è il catalogo, invece che avevo fatto proprio con Alemandi, Ecco la, la visione della mostra dell'insieme. Ecco qui. E com'era? Aveva un bel colpo d'occhio perché Sto attento anche alle, All alle novità dell'arte. Comunque la location è splendida, no? davvero. Sì, non si poteva sbagliare con un posto così. Un posto. Ecco, tu esponi ancora lì hai proge in progetto... Padova? Di fare. No, no, no. Non, non hai progetti. adesso cose in cantiere. Eh, ho mh, delle mostre da fare prossimamente. Mm -hmm. ho, uh, beh, adesso, il 12, a Salò faccio una mostra con una serie di artisti italiani figurativi. Poi devo fare per il Vittoriale degli italiani, per il centenario, per mm -hmm. Giordano Bruno Guerri un San Sebastiano. perché no, Però grande nome, anche sì, Giordano Bruno Guerri. Sì, sì lui apprezza moltissimo il mio lavoro. Va ah, bene, è conosciuti. un grande estimatore. Insomma, una sì, persona è una molto una persona preparata, scupenda, molto colta. E, Poi a Parigi ho una mostra sugli artisti italiani nella mia galleria. Che ha. Um, adesso non mi ricordo il nome perché sono. Sei un po' artista, un distratto, <ride> Gallery gal, Bob si chiama, e alla no, Bastiglia. Ma poi penso comunque, Ettore, che questo lavoro immenso, immane che hai portato avanti per l'esposizione di Rodin ti abbia anche sottratto un bel po' di energie. Te ne abbia date no, da un po' Devo dare a Cesare quel che è di Cesare. Sì. Il grande lavoro l'ha fatto Flavio Arenzi. Allora che diamo a Cesare. Flavio è il curatore. curatore lui, Flavio Arenzi. Della diciamo mostra. che da quando insieme abbiamo pensato all'idea, all uh -huh. poi lui ha preso il peso. Però tu ho letto mostra. qui da queste informazioni che hai girato moltissimo. In ogni caso, con lui Parigi, sono sempre Francia. andato. Con lui tutte le volte perché, comunque, eh, voleva il mio supporto tecnico. Perché mm -hmm. io vedevo se la scultura era buona, se era quella che volevamo esporre, se il gesso era originale o magari era un gesso fatto postumo. Mm -hmm. Bisogna stare attenti in queste cose. Lui si fidava di me e ecco questo importante. è importante, sulla base di questa mono. fiducia, insomma, si è diventato il co-ideatore sì. appunto dell'esposizione sì. dedicata a Rodin. Allora, lo ricordiamo, dal 20 novembre, quindi eh, è già iniziato, insomma, da qualche giorno questa splendida sì. esposizione fino al 20 marzo 2011. Rodin in mostra nelle origini del genio 1864-1884 nello spazio appunto Spazi d'arte di Legnano in provincia di Milano. Milano. Insomma, non è poi così lontana, quindi Intanto, ti ho ospitato più che volentieri perché eh, qui ospitiamo personaggi comunque in linea di massima del nord-est veneti. Tu sei uno scultore padovano che ancora davvero non ti conoscesse, meritava secondo Grazie. me di sapere che c'è un grande artista qui di Padova, nella nostra splendida città, che mh, ha davvero raggiunto vette di, di importanza in questo mondo, mondo dell'arte ben oltre i confini nazionali. Quindi davvero complimenti, eh, invitiamo tutti allora a vedere questa mostra meravigliosa, non so se tu sarai, ovviamente non sarai sempre fisicamente che lì. Penso farò un paio di visite guidate, poi vi darò le date al limite. Ah ecco, sì, allora se fare... per caso le inserisci sul tuo sito, sì, ecco, allora chiediamo sì. agli interessati di collegarsi al tuo sito che è www.attoregreco.it sì, o comunque se cerchi Attore Greco su Google, sì, diciamo che si accede molto. al tuo sito, allora ci sarà anche l'opportunità di sapere quando sarai cicerone ormai facciamo un giretto da Padova tutti insieme esatto, sarebbe bello fare appunto un sì. servizio pullman tipo gite scolastiche, si va a vedere insieme questa bellissima mostra eh, poi da te illustrata, questo sarà anche il valore sì. aggiunto eventualmente eh, un maestro comunque come te non capita tutti i giorni avere un tipo di guida così personalizzata allora io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi ricordiamo, visto che siamo in chiusura questo bellissimo catalogo appunto della mostra Rodin, Le origini del genio, edito da Ali Brandi, giusto? Alle mani. Alemandi, Mandi Company e non so se è possibile reperirlo lì, nella mostra. Beh, sarà o... distribuito a livello nazionale probabilmente anche lo in Francia. Lo si trova anche sì. benissimo nelle... un'ottima distribuzione Benissimo, allora per tutti gli appassionati di Augusto Rodin, questo grande artista ma anche di Ettore Greco, invitiamo mm. insomma a non perdere questa grande occasione Amici, ringraziamo allora lo scultore Ettore Greco di essere stato con noi grazie Ettore in bocca al lupo per tutto Prefelluto. io ringrazio moltissimo voi di averci seguito anche oggi, vi aspetto domani se intorno alle 13 fino alle 14 nel vostro salottino di chiacchiere e caffè per bere un po' di caffè in compagnia di tanti ospiti. Ciao grazie domani.